Come dicevo alla fine del primo video, e che poi rispecchia la caratteristica del cancro, che prima di agire materialmente prepara le cose nel profondo, sul fondo del mare, dell'energia. E difatti, nel momento stesso che a metà del 1988 ero messo male proprio con i valori della transaminasi altissime e c'era minaccia di cirrosi epatica, ho detto qua devo trovare una soluzione. E prima cosa da fare è ridimensionare un po' il mio impegno lavorativo. Dopo c'era già delle problematiche con la famiglia, ho detto in qualche maniera, anche per la mia debolezza, per idee un po' diverse su come impostare la vita, milena molto arrivista, molto ambiziosa, io forse per la mia caratteristica di segno o anche per la mia condizione di salute, ho detto che mi devo rallentare. E quindi dopo un verdetto dettomi dal professor Muggeo alla clinica d'alimentazione a Verona, che mi ha detto tu devi metterti in riga perché non puoi più fare un lavoro di questo genere che fai, perché se no ne vale di mezzo la tua vita. E questo qua è metà del 1988, quindi ho detto in qualche maniera devo volermi bene. E nel primo cosa che ho detto devo smettere di prendere psicofarmaci perché mi fa bene da una parte ma mi fa male dall'altra. Ecco, cioè prima ancora di sapere come in qualche maniera si sarebbe indirizzata la mia vita, proprio nel 1988 subito dopo la decisione, oltretutto ascoltando una conferenza di Bettino Craxi a Piazza Loggia, in qualche maniera sono stato fulminato sulla via di Damasco, cioè un qualcosa mi ha capito, mi ha colpito e mi sono sentito una vibrazione notevole interiore che sento anche adesso in questo momento e ho cominciato quindi a leggere, informarmi su Bettino Craxi e sulle sue azioni. Oltretutto mio padre è socialista, nenniano, bertiniano, e quindi era anche favorevole anche a Bettino Craxi, però mio padre era già mancato e quindi ero preso anche da quel poco di energia solo a far funzionare l'azienda e il mio lavoro, la famiglia, quindi la politica non la seguivo più da tanto tempo. Però ho cominciato a prendere notizie e quindi un pochettino tutti i volantini mi capitavano, visto che nel frequentare la sezione del paese dei socialisti che una volta erano numerosi e calcinato, in qualche maniera mi sono fatto un'idea del suo lavoro. Poi questo modo di parlare, di atteggiarsi calmo, mi toccava nel profondo. E certi passaggi mi hanno colpito come democrazia e soprattutto avere pazienza, perché se non hai pazienza è impossibile spiegare le ragioni a un altro che ascolta sulle proprie ragioni. E quindi fagli capire che le tue ragioni comprendono anche le sue, perché è difficile, perché un cerchio grande comprende tutti i cerchi piccoli, mentre un cerchio piccolo non può comprendere le ragioni di un cerchio grande, e questo è quel primo insegnamento che ho ricevuto. Anche la storia di Pietro Nenni indubbiamente mi ha insegnato, perché sto poi anche un po' il padre della democrazia di tipo socialista in Italia.
Però quello che m'ha in qualche maniera fatto capire tante cose è leggere questo libretto, che dico La famiglia d'appartenenza. Ecco, qui quindi ho cominciato inconsciamente a capire l'importanza anche del credere maturato in famiglia, ma non una famiglia fisica, ma anche la famiglia di partito, la famiglia di idee e soprattutto la famiglia di gruppo sanguigno e di ispirazione spirituale. Quindi, in automatico, anche se sono sempre stato un mangiaprete, non ho mai avuto nessuna frequentazione con la Chiesa, anzi. Ricordandomi quando il mio parroco, quando andavo alle medie, spesso e volentieri mi beccava per le orecchie perché non lo seguivo al catechismo, cioè ero sempre con la testa dall'altra parte, questo Don Pierino, che poi siamo diventati amici, ci siamo spiegati molto, parecchie volte mi ha rimproverato. E comunque, in contemporanea a queste ricerche che poi ho fatto nel tempo, sono andato indietro a studiare cosa è successo anche per la sua caduta in qualche maniera, e cominci a capire che c'è qualcosa che non va nell'organigramma dello Stato, perché detto, io appunto sentivo già allora quello che era giusto e quello che era sbagliato. No? E cacchio, le parole che dice Bettino sento che gli escono dal cuore, cioè le sento vere, mi risuonano dentro bene, mentre altri politici, no? Proprio, senti proprio che sono verbalità che escono dalla superficie, ma dentro la pensano esattamente il contrario, specialmente i democristiani, cioè falsi al di là della falsità. Democrazia di allora a livello politico, cioè dopo magari come persone sono bravissime persone, ma abituate a non dire mai il vero, cioè di avere altri scopi celati, che poi è il male del cattolicesimo, di avere un'energia celata che diventa la loro stessa nemica del cristianesimo. E oltretutto io ho anche scritto, però non mi ricordo poi se gliel'ho mandata questa lettera o se in qualche maniera l'avevo preparata per qualche incontro. È un'amnesia che non so che l'ho scritta anche bene, ho detto tutte le mie, ho fatto i miei complimenti, la mia capacità di percezione. Però non so che fine abbia fatto, se sia rimasta qua e morta dentro nelle mie intenzioni. Ecco, in contemporanea a questo interessamento al movimento socialista, e non so, qualcuno all'interno del partito o comunque alla televisione o qualcosa del genere. Ho sentito dire, ma il primo socialista della storia moderna è stato proprio Gesù Cristo, cioè che ha voluto uguaglianza, però anche un'uguaglianza non assistenzialista come lo vogliono i comunisti, ma giusta, no? E allora sì, fammi andare a vedere, cominciare a informarmi. La persona con cui potevo interagire di più verso nel campo religioso era la suora che aveva insegnava al catechismo al mio figlio più giovane Walter, no? E quindi dopo conoscendola ho cominciato a prendere la rivista Famiglia Cristiana, di cui
preso parecchi articoli, anche qua in qualche maniera ci sono dei contrasti, come Muccioli che ha fatto tantissimo del bene, però alla fine è stato condannato, forse perché è stato scomodo per qualcuno. Dopo io ho scritto tre volte che avevo dei pensieri, perché già allora ho cominciato ad avere dei pensieri, mentre sul lavoro in ufficio, no? Magari scrivevo i pensieri su dei fogliettini per ricordarmelo. E le cose più svariate possibili immaginabili. E dopo ho visto che quando ho cominciato a scrivere, ho detto, accidenti, guai se avessi continuato a scrivere, no? Anche quando ero fidanzato con Cinzia, che era una persona che veramente voleva, però questo qua fino ai 19 anni che io avevo, poi sono stato via militare, lei è andata all'università, ci siamo lasciati, però ho via ancora tutte le sue lettere che mi scriveva e io non ho mai avuto la pazienza, l'ispirazione, come si può dire, la pulsione interiore come quello che ho adesso, che non riesco a tenermela dentro. Adesso se no, o parlo o devo scrivere, perché è impossibile tenere dentro, a far seccare. La vena del sapere o comunque del comunicare o dell'esprimersi. E quindi mi è venuto in mente, e fortunatamente, qui fortunatamente, diciamo, una parte di me aveva salvato tutte queste sue missive che mi ha scritto soprattutto mentre ero via militare, e in qualche maniera che in qualche maniera mi ha fatto capire come dovevo migliorarmi, anche come dici qua, chi studia di meno pagherà di più, perché oltretutto se tu non impari come funziona il mondo, non lo studio fine a se stesso, diciamo didattico, ma studiare un po' come funzionano le cose, e mi ha cominciato a dire qua è meglio che mi dia un po' da fare. E quindi ho cominciato a farmi insegnare da Suor Dolores come esprimere quello che sentivo io, perché ho detto, ma io a volte mi sento il Cristo dentro, cioè mi muove tutto il sangue, e allora mi ha detto, ma tranquillizzato, cioè comincia a prendere questo libro, no? Che anche Hermes Ronchi ha queste pulsioni, no? Che in qualche maniera però le ha in qualche maniera espresse basandosi sui Vangeli e sul Padre Nostro. Infatti dice il Cantico del Cuore, che poi spiega tutto quello che è i passaggi del Padre Nostro. Allora cominciavo a leggere, è interessante, però mi accorgo che la mia mano, siccome devo imparare a scrivere, non ero capace di non correggere o di integrare o di cancellare quello che non trovavo giusto, c'era più forte di me. Oltretutto, alla fine scrivevo di fretta perché magari ero a letto con la luce fioca, per non svegliare chi era in fianco a me, oltretutto magari con una penna normale, con la punta grossa, quindi alla fine non riuscivo più neanche a leggere, però era più forte di me, potevo dire, ma lo devo fare da sveglio, seduto alla scrivania o al tavolo, e non mi veniva. Semplicemente solo in quei momenti lì di raccoglimento mi veniva questa ispirazione. E quindi ogni libro mi ha dato qualcosa di particolare. E qua dice,
le parole che dice Esmer Ronchi. Così per noi dobbiamo essere certi di una cosa: noi siamo sulla terra per crescere. E questo qua mi ha colpito, cioè no, noi siamo qua ma non siamo arrivati, mai arrivati, dobbiamo capire come funzioniamo. E Gesù lo afferma come scopo della sua vita: sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. La volontà di Dio Padre non è la vita, non è la vita sufficiente, non è la vita parziale, ma è la vita completa ed abbondante. Abbondante nella giusta quantità. Volontà di Dio è che la vita fiorisca in tutte le sue forme e la terra ed il nostro corpo tornino ad essere Eden, un giardino come all'origine. E questo ritorno all'originale equilibrio, come può avvenire se non coinvolgendo totalmente nella conoscenza tutto il nostro mondo, sia esso interiore che esteriore? Chi ha sbagliato anche pesantemente l'ha fatto, se ben guardiamo in profondità, anche spinto da coloro che pensavano fossero le cose giuste quello che insegnavano. Costoro pensarono di essere sempre nella luce della verità, della saggezza, ma anche hanno anche sbagliato. Le conseguenze troppo prolungate nel tempo di questi errori ha portato alla mancanza dell'alternanza. Da una parte l'egoismo, dalla parte opposta che è la parte opposta della luce divina, mentre dovrebbe essere un po' come in estate, in qualche maniera si semina, si coltiva, dopo c'è il raccolto copioso, si consuma di più, ma prima è accantonare per riseminare e avere un po' di scorta, cioè quindi è l'ego che trattiene e dopo la botta dell'energia dell'estate alla primavera che ti fa fiorire, ma proprio a saperlo gestire bene. E da una parte l'egoismo della parte divina che non vuole ritornare temporaneamente nella penombra, cioè è difficile dire ho toccato il massimo, adesso devo morire di nuovamente dentro di me, riseminarmi e morire come seme di frumento in terra, come diceva Gesù Cristo. Ecco, capito queste cose, trovi un'umiltà notevole e dopo queste prime, diciamo il primo numero me l'ho fatto comprare un altro e l'ho scritto anche meglio, cioè quindi con più calma è ripassato. E quindi scrivi e riscrivi dopo anche questi passaggi più importanti. Prima li ho scritti a macchina, dopo li ho scritti a macchina e dopo adesso li ho trascritti quasi tutti sul computer. Cioè, e con più ripassi le cose già fatte, unendoti all'esperienza che si è maturata nel tempo, il concetto diventa sempre più chiaro e dopo la fine il resto sono solo parole perché bisogna saper vivere lo spirito che è l'energia dell'amore, cioè che poi è la circolazione corretta a 360 gradi con tutte le funzioni vitali in armonia una con l'altra e soprattutto non solo dentro nel mio corpo che sarebbe solo il sesto senso, ma in comunione, in alleanza con l'universo. Qua accediamo al settimo senso. Infatti, quando c'è il corpo e l'anima che sono correttamente dimensionate, c'è il terzo occhio che poi è la
lo simbolo degli Illuminati, ma io sono convinto che gli Illuminati del genere non sanno perché hanno questo simbolo, perché da come agiscono e come fanno, non si direbbe proprio che hanno le tre parti yin, yang e spirito, cioè cervello, corpo e cuore energetico che è in equilibrio. Allora, questo qua, naturalmente, l'accedermi a queste aperture energetiche e conoscitive, all'inizio mi ha messo parecchio disagio, e anche se Suor Dolores riusciva a calmarmi, però fisica, a livello, diciamo, spirituale, però a livello intellettuale non trovo nessuno che mi potesse con cui confrontarmi, anche perché parlavo veloce, esplosivo, buttavo tutto lì, e quindi chi aveva voglia inizialmente di ascoltarmi staccava subito la spina, perché in qualche maniera ero troppo irruente. L'unica cosa che mi andava bene erano le compagne, cioè l'amore spirituale con Suor Dolores e con gli ambienti della natura si compensavano. L'amore fisico si compensava con le mie compagne, mancava proprio l'espressione dell'amore a livello razionale. E che mi ha aiutato è, assieme alla necessità di imparare tutto su come disintossicare il fegato, mi hanno cominciato a dire: "Porco cane, guarda che come lo scrivere le note. Se mi metto tranquillo, dopo ci capisco qualcosa. Se invece parlo e faccio le cose frettolosamente, chi mi capisce?" E allora ho cominciato a essere un po' più coordinato e più ordinato. E di questo libro, la cosa che mi ha colpito di più è questo: gli alimenti ricchi in additivi ma poveri di vitamine, sali, minerali, enzimi, florobatteriche, proteine, non sono in grado di apportare al fegato tutti quegli elementi che gli sono necessari per svolgere correttamente le sue funzioni di svelenamento e disintossicazione, che era il mio caso, che ero pieno fino ai capelli. Funzioni che, d'altra parte, sono particolarmente impegnate proprio dagli stessi cibi, ricchissimi di sostanze di rifiuto, tossine da eliminare. Quindi è basilare usare prodotti integrali derivati da coltivazioni biologiche e freschi. E questa qua è la prima regola che ho imparato. E diciamo, per 7-8 anni sono stato di una rigidità pazzesca. Poi, avendo di me, dentro di me società cellulari stratificate, abituate a un'alimentazione, diciamo, di un certo tipo, mi sei dovuto imporre, scontrarmi violentemente, questo è stato controproducente. Quindi in qualche maniera ho fatto un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Ogni volta che incontravo un'opposizione, mi accontentavo un po' cattivo e dicevo: "Va bene, adesso paragona la capacità digestiva e di elaborazione delle energie vitali con questo cibo che vuoi tu e con quello invece naturali. Certo che è più gradevole quello che piace a te", dicevo alla mia parte golosa, però alla fine la resa energetica qual è la migliore? E alla fine, con questo dialogo continuo, sono riuscito a sublimare tutti i miei errori. Dopo ho imparato anche a guardarmi allo specchio per vedere come mi svegliavo, perché